Stavolta il segnale subito valido, c'è lotta per il comando. Uduso Lippi al lato di Ziggurat Grif, poi c'è il numero 2, anzi il numero 5 di Brexit Fabi e il 2 di Roger degli Ulivi. Con Ziggurat Grif che mantiene la testa della corsa dopo che si arriva ai 400 dopo i metri iniziali della giravolta in 32. Ziggurat con all'esterno sempre Buduso Lippi, voltaggio preso la seconda pariglia a precedere Big John LF che è in terza. Arrivano anche gli altri, capeggiati da Crystal RL che va a prendersi la quarta pariglia. Così il plotone è disposto totalmente in pariglia al passaggio davanti alle tribune. Dopo 800 metri, nei quali Ziggurat Grif fa 1-1-8. Intanto ha mosso Crystal RL che va in terza corsia cercando di aggirare tutto il plotone. Va al lato di Ziggurat Grif, ne viene fuori un chilometro nell'ordine dell'1-16-3 con Crystal RL che ora è a fianco di Ziggurat Grif. Poi Buduso Lippi al lato di Karim, quindi ancora voltaggio al lato di Brexit Fabi, 800 a venire a casa con Ziggurat che ora si dà la fuga quando siamo di fronte nei confronti di Crystal RL. Ci sono 400 intermedi in 28 e 8 per Ziggurat Grif che cerca ora di sfuggire mentre voltaggio va in terza corsia in aggiramento su Roger degli Ulivi al lato di Buduso Lippi con Ziggurat che a metà piegata prova la fuga da Crystal RL, poi Buduso Lippi e voltaggio addirittura d'arrivo con Ziggurat Grif ancora al comando nei confronti di Crystal RL che però accorcia la distanza e cerca di andare all'attacco dell'avversario. Ultimi 150 di corsa ci prova Crystal RL ad andare a prendere Ziggurat Grif che ha ancora qualcosa di margine nel finale. Ziggurat Grif sotto tiro e probabilmente Crystal RL potrebbe essere riuscito a sopravanzare l'avversario proprio negli ultimi centimetri di gara, ma chiaramente andremo a rivedere 2:30 sul cronometro. Per chi vince, foto tra Ziggurat Grif e Crystal RL, terzo posto per voltaggio. Ecco gli ultimi metri con Ziggurat Grif alla corda, Crystal RL al suo esterno, i due in lotta quando sono a pochi centimetri dal palo che Crystal RL agguanta Ziggurat Grif e probabilmente riesce a mettere il musino avanti oppure no, ci vorrà il responso del giudice arrivo anche in questo caso perché i due sono veramente molto molto vicini. Per un attimo era sembrato passare Crystal RL, ma poi Ziggurat Grif ha anche reagito, per cui bisognerà vedere proprio il passaggio sul traguardo. Quello che è certo è il terzo posto di voltaggio a precedere Buduso Lippi. È tutto per questa sesta da Capannelle. Thank you.